Salve a tutti dall'Arto di Tex, ciao amici contadini. Oggi andiamo a seminare, come potete vedere, lo scandalo sopra il tavolino. Poi vi farò vedere anche il pick-up qui dietro. Un po' di sementi, barbatelle d'uva, noci, castagne, banane, melograni, un po' di tutto. Andiamo a seminare e procediamo al lavoro. Questi semi qua, questa, quella, quella e questi. Sono tanti semi, limoni, mandarini, arance, prugne, pesche, lì dentro c'ho albicocche, mele, pere. Sono in frigo da 2 mesi all'incirca, praticamente gli ho fatto fare la vernalizzazione del seme. Questi sono frutti raccolti quest'estate e li ho fatti stra, bastano anche 20-30 giorni, io ce l'ho lasciati 2 mesi perché c'avevo altro da fare. Ma tanto ai semi non succede niente. Quindi mo le prendiamo e le andiamo a mettere. Come detto prima, oggi è il 21 ottobre, volevo andare a seminare un po' d'aglione, un po' d'aglio, rosso e bianco, un po' di cipollette autunnali di tutti i tipi, ma stamattina ha diluviato e mi sono messo a fare manutenzione a mezzi, quindi ho cambiato filtri dell'olio, filtri della naftalina e quant'altro, olio, motore. Purtroppo i mezzi hanno bisogno di manutenzione. Quindi questa è saltata, però c'è tempo fino al 15 novembre. Ora ho la terra pronta che ha diluviato, quindi salterà qualche giorno. E devo anche incominciare a raccogliere le olive, perché qui in centro Umbria sono pronte. E quindi oggi lavorerò qui a casa e farò un po' di barbatelle di uva. Questa è uva fragola. Per fare l'innesto, il piede, l'innesto, già l'ho messo a mollo nell'acqua da 10 giorni. Poi andrò a mettere un po' di castagne, un po' di noci, una banana a semi, un banano normale. In quella maniera non ci ho mai provato. Ci proviamo un po' di melagrani e poi un po' di tutto. C'ho limoni, arance, prugne. Pesca albicocche, andiamo a seminare un po' di tutto. Questi sono semi già vernalizzati, anche le castagne e le noci io le ho tenute 30 giorni in frigorifero a 4 gradi per simulare la vernalizzazione, cioè l'azione dell'inverno, e quindi c'ho anche dei datteri che mi nascono uno spettacolo. Poi l'avete visto anche nei video precedenti. Incominciando con la banana, le banane devono essere ben mature in questo stadio. Ho usato un terriccio da semina universale. Qui ho preso, in questa maniera non ci ho mai provato. Ho pienato un vasetto, ho fatto il buco e ho messo giù mezza banana e ho ricoperto bene col terriccio. Dopodiché ho annaffiato bene il tutto e andrà in serra. Poi mo' ci proviamo. Invece, metodo classico, pieno sempre un terriccio con un vasetto, questo è da 13, con terriccio universale. Prendo la banana, la apro e gli vado solo a prendere i semi. In questa maniera. Mi raccomando, la banana deve essere ben matura. Li sparaggiamo per bene. Acqua da subito. Un bel goccino d'acqua. E terriccio. Un altro bel goccino d'acqua. E seminate le nostre banane. Poi vi farò vedere il risultato, perché c'ho anche gli ananas. Già le banane non ce l'ho più, però gli ananas ce l'ho già radicati, sia da ciuffo che da seme. Ora non ce l'ho più a casa, ma... E passiamo noci e castagne.
Quindi la norma è prendere delle noci e delle castagne. Alle noci si prende un coltello, si infila in fondo e si spaccano leggermente. Tutte quante. Poi prendiamo dell'acqua, pieniamo le nostre bacinelle. E di norma è 1 litro d'acqua, 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio. Io più o meno vado a occhio, 1/2 cucchiaio per volta. Così mescolo il tutto. È uguale le noci. Perché ci si mette il bicarbonato? Il bicarbonato è un ottimo fungicida, quindi eliminerà tutti i funghi e le muffe, cioè buona parte. Le noci prima le abbiamo spaccate, le mettiamo a mollo per 24 ore, poi buttiamo l'acqua e le andiamo a seminare. Ora vi faccio vedere le castagne uguali. Le mettiamo a mollo per 24 ore col bicarbonato. Ora io vi ho fatto un esempio perché già l'avevo fatto questo procedimento. Scoliamo l'acqua. Ok. Le noci basta solamente mettere. Mentre per le castagne si possono mettere anche così, ma è consigliabile aprire la castagna in cima. Così. Niente di più, niente di meno. Fatto ciò, prepariamo i vasetti. I vasetti li prepariamo. Allora, questi non guardate se ci sono dei nomi, perché io li riutilizzo e riutilizzo. Vado a pienare con un terriccio universale. Ora rincomincia a piove. Quindi prendiamo la nostra castagna. C'ha una faccia piatta e una faccia bombata. Dopo che è stata a mollo 24 ore in acqua e bicarbonato, che la dose giusta sarebbe 1 litro d'acqua e 1 cucchiaio grande di bicarbonato, ma io, anche se meno, uso sempre 1/2 cucchiaio, male non ne fa, che è un ottimo fungicida. Che dopodiché faccio un leggero invito e la metto sopra così, presso leggermente il terriccio intorno, presso la coccetta e acqua. E così si mettono le castagne. Le noci, stesso sistema, facciamo un invitino. Dopo che l'abbiamo spaccata in fondo per far entrare l'acqua dentro, messe 24 ore a mollo con acqua e bicarbonato, stessa dose, si mettono così nel terriccio universale, leggera pressatina a tutto. Un altro po' di terriccio, perché a me i vasetti mi piace farli belli pieni, pressatina e acqua. Mezzo frutto. Che le piantine uscirà la radice da davanti, che andrà verso il basso, e la piantina che svilupperà verso l'altro, verso l'alto. Queste io le terrò in serra normalmente, avendo sempre accortezza di essere il terriccio sempre umido e tutto qua.
Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale che è gratuito. Ciao al prossimo video.